delle esigenze interne alla coalizione che sostiene questa giunta, a cui io coerentemente, come essendo una divisione sulla deriva su cui non potete lavorare, continuerò a non partecipare alla coalizione. La motivazione che ricordava maggiormente in questo consiglio e anche le discussioni fuori dal consiglio pieno e in qualche maniera deciso, ma questa variante è il fatto che dare l'idea che il consiglio è stata considerata un'area fondamentale e strategica per lo sviluppo greco. Quindi per quanto riguarda il piano del programma elettorale, pensiamo a un programma di 40 pagine, un'area strategica per lo sviluppo di Empoli possa essere ritrovata su questa dicitura di richiesta o altro di dice di verificare le richieste degli operatori della rete Empoli. Quindi noi in particolare non ci siamo vincolati al programma perché aspettavamo di trovare esempio, uno spazio sicuramente maggiore per un programma di 40 pagine, almeno un paio di pagine, un capitolo a sé stante per un'area che è strategica per lo sviluppo della città, quindi in qualche modo vediamo il programma elettorale, secondo noi non è congruo con la discussione e con l'approvazione di questa variante, anzi vediamo in qualche maniera per avere il nostro appoggio, visto che non era riportato, non era così stringato il programma elettorale e non aveva le adeguate specifiche, le adeguate dovevamo essere perché era maggiormente corteggiati dai partiti di maggioranza dal PD per cercare di arrivare a una produzione di divisi, anche se comunque ci sono state varie riunioni e vari incontri per cercare di trovare una soluzione, ripeto, ognuno la soluzione legittima, ma alla fine non è stato trovato un accordo. Per quanto riguarda la restante parte dell'ordine del giorno è condivisibile perché in maniera fa capire che di tutto è rose e fiori e comunque ci sono delle cose da attuare e delle correzioni in qualche modo da fare. Come sintesi noi ci asteniamo poi per il fatto della citazione del programma elettorale che in qualche modo cerca di sostenere che il programma elettorale ci concorrerebbe in qualche modo l'approvazione di questa variante, noi riteniamo che non sia così e per questo ci asteniamo, anche se ripeto, alla fine dell'ordine del giorno potrebbe essere un bene, grazie. Sono altri. Mi dispiace che il padricello non abbia capito lo spirito dell'ordine del giorno di prima, pur avendo dichiarato l'avevamo compreso, però poi ci ha anche detto che e lui capisce quello che vuol capire, allora insomma comprendiamo anche noi perché non ha capito. Bene, con questo giro di parole entro la questione e cerco, ci provo, non è sempre facile, ci provo. Venendo all'ordine del giorno del Partito Democratico, è stato già molto chiaro con Sandro, una discussione già abbiamo fatto nella discussione generale del pomeriggio. Credo che appunto sia ridondante questo ordine del giorno, come è stato ridondante l'ordine del giorno che fu approvato in fase di indirizzo, perché è un ordine del giorno di fatto cerca semplicemente, non ha nessuno diciamo, contenuto né politico né tecnico, serve solo da un punto di vista politico di indirizzo, intendo, ha solo diciamo, il ruolo politico di fare il resumé delle posizioni della maggioranza che cade a pezzi e su questo resumé cercare di tirare le fila anche dei pezzetti appunto di chi ha presentato osservazioni, mi riferisco ovviamente al sindaco di Montelupo, mi riferisco a sé Federazione dei Verdi, chi potrà contrariamente rappresentare un ordine del giorno abbastanza impegnativo che è stato respinto dalla maggioranza sulla questione che stiamo discutendo e che cerca appunto di fare il resumo delle posizioni. Questo è evidente nel fatto che, come abbiamo detto il pomeriggio, ma lo ricordiamo ora, questo ordine del giorno che stiamo presentando oggi differisce in modo sostanziale rispetto a quello che fu presentato la scorsa settimana, che mi ho detto,
compare nella cartellina dei consiglieri, così sa come, non solo dei consiglieri di questa opposizione, ma anche Gracio lo ricordava, che presentato sempre allo stesso gruppo del Partito Democratico, ometteva il passaggio sull'ordine del giorno approvato da parte del PD, targato PDL, e il passaggio diciamo, sul rispetto ambientale, garanzie rispetto ambientale riferite all'osservazione presentata dalla Federazione di la qualcosa evidentemente sottolinea ancora una volta di più il significato del ruolo di questo ordine del giorno che appunto non aggiunge nulla alla discussione e serve semplicemente a tentare di dare tutte fila, quelle fila che secondo me sono difficilmente riannotabili dopo la discussione questa sera. Per questo motivo noi non parteciperemo a questa votazione perché riteniamo una discussione del tutto inutile perché si è criticato questo consiglio, ha discusso per 40 ore di questo tema e poi alla fine si presenta un ordine del giorno poco privo di qualunque forma di contenuto che non ha nessun senso e nessuna argomentazione ragionevole. Grazie. Però deve essere breve perché sono veramente distrutto. Sì, da una parte non sarei voluto intervenire perché anch'io condivido questo ordine del giorno sia un aspetto politico del danno contentino e quindi dire inutile di dire, non ho già detto. All'altra mi incuriosiva Aaron, che il consigliere di Mulas, scusa, perché io se da una parte te non sei d'accordo con questo ordine del giorno, lo potremmo condividere perché non apporta nulla alla variante, perché fondamentalmente sei contrario, ma perché tu venga a dire che era il programma di PD e le cose sono due, appunto, essendo la coalizione che sosteneva il PD o non era vero e l'aveva messo nel programma questo aspetto della zona e via, appunto, no, sto facendo una considerazione, io l'ho detto e l'ha detto te. O non era vero e c'era stato messo e allora stanno dicendo la falsità, ma questo è possibile, era vero e quindi già allora avevano detto che avrebbero affrontato il problema di via Piovola e quindi oggi in qualche modo dovresti in teoria sostenerlo come maggioranza. Poi io vado bene, sono contento che tu lo sostenga per tutte le motivazioni che hai più volte espresso e portato avanti, come dall'altro fatto io sono convinto che era stato messo nell'ordine nel programma il PD proprio perché sapeva che c'era una situazione che dovevano affrontare, che fosse la via Piovola, che fosse il polo tecnologico, che dovessero dare opportunità alle aziende sul territorio, io questo non lo so, ma sicuramente avevano previsto che si sarebbe arrivato a parlare in questa legislatura di una possibile variante. Per cui io voterò contrario come a tutto quello che ne deriva da questa delibera e penso che perlomeno per me la prima delibera passerà per sfinimento. Grazie. Altri? Non soltanto per sfinimento, questa delibera molto probabilmente passa e divide il sindaco di Monterolfo da quello di Empoli, divide la maggioranza di Defusta, quindi c'ha discrete, c'ha molte cose che uno può leggere come valide oppure no, questo dipende un pochino da che parte si leggono. Io credo che comunque che questa qui sia una delibera, con le voci poi sono venute dopo, che troverà dei grossi problemi, perché molto probabilmente non è stata chiara fin dall'inizio, quando fu fatto gli accordi, sono stati discussi in terzo. Però per tutto quello che ho detto prima, come ci siamo comportati con l'ordine del giorno di Dimulas, noi ci asterremo anche dal voto dell'ordine del giorno del PD. Per quello che riguarda poi la delibera, vedremo insieme. Comunque,
pensate che ha fatto un bel taglio, diciamo, trasversale e interno a quelli che sono i rapporti di due comuni vicini e il partito che si credeva fosse ben saldo e invece abbiamo visto che su alcune decisioni non è un partito che è saldo nelle sue, ma naturalmente è diviso politicamente e anche sulle decisioni. Grazie. Grazie. A me tocca di ribadire il fatto che ritengo il gruppo consigliare del Partito Democratico abbia al pari di tutti gli altri gruppi consigliari che siedono in quest'aula il diritto e la legittimità di presentare documenti che hanno anche un carattere specificamente politico e non solo di sostenere ed approvare le proposte di delibera che evidentemente sono anche giunte. Percorso di lavorazione assai diverso da quello che poi sviluppa il dibattito delle mozioni. Mi tocca di sottolinearlo anche in virtù del fatto che poi quando invece siamo troppo silenti o opiniamo la testa veniamo accusati di essere troppo silenti di opinare la testa. Mi pare non vada mai bene, però forse fa parte di questo scambio tra parte della maggioranza e dell'opposizione. Devo dire, nel merito e nella sostanza, a me dispiace che Baroncelli, che non vedo, dica che qua dentro non c'è scritto niente, perché a nostro parere, dal punto di vista del gruppo politico che rappresenta la maggioranza del Consiglio, c'è scritto molto. Da un lato la necessità di richiamare un impegno elettorale, che qui risponda a caro, credo che la pesantezza, la qualità o l'importanza di una scelta non si possa misurare e contare a righe del programma elettorale, ma vada come misurata rispetto al soggetto della discussione. Poi colpa nostra non averla sottolineata abbastanza, forse come dire, conoscendo Empoli credo fosse abbastanza chiaro che questa era una delle cose più importanti. Non ci sembra inutile né così banale dire che per Via Piovola immaginiamo non solo il passaggio che è in discussione stasera, ma speriamo e auspichiamo che la giunta e il sindaco si prendano l'impegno di inserirlo tra i luoghi di principale pianificazione strategica nei prossimi anni. Non ci sembra nemmeno parlare e dire, anche qui, con grande sincerità e nemmeno troppo macellato l'estate per fare cattazio per violenza, perché se si fosse voluto scrivere una cosa per dare un contentino a tutti, dai, lo dico con qualità dentro. Perlomeno a livello dei valori si sarebbe detto che lo può scrivere così. Quindi mi pare piuttosto evidente che l'obiettivo fosse quello di significare una posizione politica, perché riteniamo che questo passaggio sia un passaggio sicuramente importante per la nostra città e come ognuno di noi siamo stati eletti in questo consiglio per assumerci delle responsabilità. Responsabilità che sono condivise in buona parte con la giunta, ma che ognuno ha poi nei propri gruppi e nelle proprie formazioni politiche anche oltre la giunta delle proposte di delibera. Quindi giusto per rispondere ad alcune delle sollecitazioni che venivano qua. Bene, grazie. Passiamo al voto. Quanti sono votanti? Qui ne vedo 26. Io non partecipo. Allora chi non partecipa? 23. Quindi meno frega. 23 votanti. Chi è favorevole? Prego i desideri. Chi è contrario? 5. Chi si astiene? Allora, dichiarazione di voto sulla delibera. Prego, consigliere. Grazie. Grazie per la parola. Allora, per l'intera 24
dibattito che ci stiamo leggendo